Detto questo, dicevo. Francesco Cito è grandissimo fotografo, fotografo che ha un'ampia visione, ma più che altro il cuore di generosità e dei pensieri profondi, umanamente molto, ma molto profondo. È una persona che volevo da tempo presentare e finalmente 21 marzo. No, 16. Ah, 16 marzo. 16. Mercoledì 16. Mercoledì 16 marzo. Mercoledì 16 marzo. In, via Manzoni, presso Hotel Grand Hotel de Milan, e alle 19:30, entrata libera, ovviamente, organizzeremo questa conferenza di Francesco Cito con una collaborazione, anzi, grazie a, intanto Massimo Reggia, di Foto 19 e di Brescia, e lui che è un vero promotore questa conferenza, è un grande amico anche di Francesco Cito, e grazie anche il Canon Italia, che hanno capito, hanno colto subito questa occasione e che ci aiuta, ci dà una mano, ci sponsorizza, e grazie a tutti, ma grazie soprattutto a Francesco. Ho detto tutto. E adesso io devo dire. Allora, il titolo della conferenza. Un ampio sguardo. Anche perché per guardare lui ci vuole un ampio sguardo. Beh, dovete fisciare, non puoi guardarlo con l'obiettivo. è vero. E quindi, e poi è una novità per noi anche il moderatore, no, moderatrice giovane, bellissima, è questa Laura, e che è pronipote di Henri Cartier-Bresson, che lui, cioè lei spaccia, no? Cioè, però in realtà non sono mai conosciuti nemmeno. Però c'è la sangue, ok. Com'è Laura? Brava? Brava, vero? Certo. Molto brava. Molto attenta. Ha una spiccatissima attenzione, cioè proprio... La ragazza è molto attenta. Sì, attenta e molto, molto brava. Bene. E quindi, cioè, allora, va bene, cosa parlerai, questa ampia visione, ampio sguardo? Cioè, ci farai vedere qualcosa che noi ancora non conosciamo, ad esempio il lavoro di Sardegna. Certo. Noi si è fatto una scaletta, sì. Nel senso che avevamo programmato di aprire la serata con un lavoro che purtroppo è sempre stato rigettato, soprattutto dagli organi di stampa. Tu sai che io ho sempre lavorato con i settimanali. Sì. I quali settimanali l'hanno sempre comunque considerato un lavoro poco appetibile, nel senso che è triste, ed è il tema del coma. Sì. Io sono conosciuto forse principalmente per essere un fotografo di guerra, ma questo è un appellativo che mi hanno dato gli altri, che non mi sono imposto io, nel senso che sì, ho fatto qualche guerra, ma non è che ho sempre fotografato le guerre, ho fotografato tante altre cose. Anche se, considerando il fatto di aver fatto un lavoro sui matrimoni napoletani, che potrebbe essere una cosa gioiosa, ma visto dal mio punto di vista è una guerra pure quella. Certo. Succede prima e succede dopo, no? Certo. La guerra la potrebbe essere anche il Palio di Siena, volendo. Quindi diciamo che in linea di massima, nel mio corollario di quello che io ho sempre raccontato, ci stanno anche questi aspetti. La Sardegna, da un punto di vista, diventa un lavoro forse in un certo qual modo un pochettino differente dagli altri, perché la Sardegna è più una ricerca antropologica, se vogliamo, cioè sul territorio, cercando di conoscere al più possibile quello che è un aspetto di quest'isola, di questa terra, che io ritengo che è un'isola nell'isola, nel senso che noi conosciamo per la maggior parte di noi vacanzieri, se vogliamo definirci così, una Sardegna prettamente turistica e marina, ma in effetti i sardi non sono affatto né di mare
certo in alcuni piccoli, in alcune piccole realtà, ma sono soprattutto gente di terra, di interni, di pastorizia, gente che vive di pastorizia, che ha sempre vissuto di agricoltura. Ecco, io ho cercato di raccontare quel tipo di cioè, o meglio, sto cercando di raccontare, perché è un lavoro che non è ancora finito, anche se è iniziato nel 97. 20 anni, quasi. Ma sa, tutti i miei lavori hanno delle lunghissime durate. Se tu parti dal presupposto che la Palestina l'ho iniziata nell'83 e che continua ancora oggi. Bene, bene, quindi un'ora e trenta, due ore di tempo. Ma due ore quanto... di tempo ti racconto una fotografia. Quindi tutta la notte stiamo lì. Possibilmente anche il giorno dopo. Tanto l'albergo è confortevole, no? Ah, già, è vero, è vero. Stanze ce ne sono. E quello è a pagamento, però, eh? Cioè, sì. Ognuno paga. Cioè, sì, però a me mi devono dare la camera di Verdi. Ah, dove Maestro Verdi, cioè, è anche morto. Perché sono stato a suo tempo, nella fattispecie del mio lavoro sui matrimoni napoletani, dove c'è stato uno sposo che io fotografavo piuttosto insistentemente, perché aveva un bel aspetto, aveva una bella faccia, mi interessava da un punto di vista fotogenico, e allora a un certo punto mi chiede perché io lo fotografassi sempre, perché io gli ho detto che aveva una faccia antica. Questa cosa non gli è garbata, è stato lì tutto il giorno a rimuginare cosa volesse significare il fatto che l'avessi appellato ad averci una faccia antica. Tanto è vero che la moglie a un certo punto dice: ma cos'è una faccia medievale? Dico: no, una faccia antica è una faccia che ha un portamento fiero, no? Tipo, dico, c'è presenti i ritratti dei nonni con il colletto inamidato, tutti di belli impettiti, che hanno la fierezza di essere, no? Ecco, questo è un discorso. Ah, dice, ma adesso ho capito. Dice, ma io adesso vi posso dire la mia. E dico, sì, ma senza che vi arrabbiate. Dico, no, non vedo perché mi dovrei arrabbiare. E voi avete la faccia delle 1000 lire vecchie. Sulla 1000 lire vecchia c'è Giuseppe Verdi. Quindi per indi poi. E quindi cioè, no, vai lì a dormire, certo. E poi cioè, no, sarai c'è stecchito. Certo, no, c'è sempre l'incarnazione, no? Bene. Bene, allora posso farti una domanda? Anche due. Non costa niente. Andiamo subito, cioè, dunque. Per te che cosa è la fotografia? Per me cos'è la fotografia? Beh, la fotografia per me è stato ci sono due aspetti. Il primo aspetto è stato quello che da ragazzino immaginavo che con una macchina fotografica si raggiungesse l'avventura, o forse il tramite per accedere all'avventura, anche perché sono nato guardando le foto di Walter Bonatti, o leggendo le storie di Walter Bonatti pubblicate su Epoca di quegli anni. Successivamente ho capito che invece è tutta un'altra storia. Cos'è la fotografia? La fotografia, dal mio punto di vista, è quello che è la introspezione dell'uomo, quello che racconta l'uomo, almeno nel mio modo di fotografare. Bene. Allora, non anticipiamo troppo, ringraziamo, e aggiungerei una cosa. Suo papà in realtà desiderava che lui diventasse non fotografo. Tutti. Ambulante. No, mio padre voleva che mettessi su una bancarella a Londra a vendere sempre le panzarotti, che sarebbero le crocchette e le pasta cresciute che si vendono nelle friggitorie di Napoli. E mi faceva: qui sti c'hanno fame, che erano gli inglesi in piazza, in Piccadilly Circus. Che se avesse fatto, secondo me, lui sarebbe diventato veramente super, ma super, iper ricco. Sono sicuro. Però io sono contento ad avere fotografo Francesco Cito, e che è un super ricco emigrato dall'Italia a Londra, no? E che non ci presta neanche minimo di attenzione. Ma io invece ti assicuro che se fossi stato quell'altra cosa, tu da me avresti mangiato benissimo. A questo sì. Però non mi avresti perso. Allora, i luoghi è che si mangia molto bene, ci saranno tanti, ma Francesco Cito, fotografo, esiste uno solo. Certo. Sì. Dopo di me di luglio. Pompeo. Grazie Francesco. Grazie a te.